rappresenta uno dei principali luoghi di sfruttamento delle sostanze in tutta l'area del Nord Italia. I problemi del traffico di droga, come potete immaginare, sono enormi e devono essere anche investiti. Un quadro lucido, preoccupante, sugli interessi della criminalità organizzata a Milano e in Lombardia, quello tracciato nell'aula del Consiglio Comunale a Palazzo Marino dalla coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, Alessandra Dolci. Ho perso da poco entrambi i genitori, dice, ma loro mi avrebbero voluto qui. Mai come oggi, spiega, bisogna decidere da che parte stare. Il riferimento ai fondi del PNRR e a quelli stanziati per le Olimpiadi Invernali 2026, per i quali alcuni appalti sono già stati assegnati. È assolutamente dominante la vocazione imprenditoriale. In 8 casi su 10 è l'imprenditore che cerca i servizi dei mafiosi, che risolvono qualunque problema, spiega la Dolci. Bisogna agire sulle aziende private, una moral suasion da parte in primis delle istituzioni locali, in sinergia con le attività investigative. Fondamentali le interdittive antimafia e i protocolli come quello appena siglato in prefettura la scorsa settimana. Basterà questo a fermare le mani della 'ndrangheta sui cantieri? No, non basterà, però è un passo. Bisogna fare qualcosa per cui gli alert si generano con un certo automatismo. In aula le domande dei consiglieri, nel saluto finale un monito, una frase del primo ministro inglese Churchill. Lo statista è quello che pensa alle nuove generazioni, quello che va alle prossime elezioni. Ecco, io dico ai politici, e se riuscissimo a trovare qualche mezzo?